Il dittatore nazista Adolf Hitler voleva che la Germania dominasse il resto del pianeta. Al centro della sua visione del mondo c'era la brutale eliminazione degli ebrei dalla faccia della terra. Per liberarsi dei suoi nemici, Hitler fece costruire in tutta Europa decine di campi di prigionia o campi di concentramento. Lì furono deportati uomini, donne e bambini ebrei provenienti da diversi paesi europei. Furono prelevati dalle loro case e inviati nei campi, dove sopportarono indicibili sofferenze. Molti morirono di fame e di malattia, ma la maggior parte fu uccisa. In quei campi di sterminio e altrove, dove i sostenitori di Hitler attuarono il suo orribile piano, furono uccisi 6 milioni di ebrei. Di questi, 1,5 milioni erano bambini. Un giorno io e Hannah stavamo facendo la fila davanti al cinematografo per assistere alla proiezione di Biancaneve e i Sette Nani. Arrivati alla biglietteria, vedemmo un cartello che recitava: Vietato agli ebrei. Con il viso rosso e le lacrime agli occhi, ci voltammo e tornammo a casa. Gli ebrei potevano uscire soltanto in certe ore del giorno. Potevano fare la spesa soltanto in negozi e orari prestabiliti. Non avevano il permesso di viaggiare. Fummo costretti a consegnare ai nazisti un elenco di tutte le cose che possedevamo: oggetti d'arte, gioielli, posate, conti Il bancari. mattino del quarto giorno, un soldato nazista entrò nel magazzino a passo di marcia. Urlava ordini: Tra un'ora dovete presentarvi tutti sui binari. A ogni persona è concessa una valigia. 25 kg, non un grammo di più. Mettetevi in fila, ordinate. Eseguite gli ordini! Schnell! Raccogliamo in fretta le nostre cose. Sotto gli occhi minacciosi dei soldati uscimmo tutti in fila indiana per disporci sui binari. Dove vanno? Posso restare con te? Zitana, non protestare. Dove sono i vostri genitori? Mi chiese il soldato. Sono in un altro campo. Speriamo di poterli rivedere qui. Il soldato scrisse i nostri nomi su un elenco. Controllò che nelle valigie non ci fossero soldi o gioielli. Poi le richiuse con un tonfo. A sinistra! Urlò rivolto a me. A destra! Ordinò a Hannah. Per favore, posso rimanere con mio fratello? Muoversi! Subito! Mentre nuove persone arrivavano a Terezin, a migliaia venivano portate via. Stipate nei vagoni dei treni merci, venivano mandate a est, verso un destino sconosciuto. A Theresienstadt cominciarono a diffondersi certe voci su quei viaggi. Presero a circolare i racconti dei campi di sterminio, delle violenze, degli omicidi di massa. Quando si parlava di quell'atrocità, mi coprivo le orecchie per non ascoltare. Ogni 2 o 3 settimane le tanto temute liste venivano depositate in ciascun edificio. Le persone indicate nella lista dovevano trovarsi in una stanza vicino alla stazione ferroviaria entro 2 giorni. Tutti sapevano che rientrare in uno di quegli elenchi poteva significare essere trasferiti e dunque separati ancora una volta dalla famiglia e dagli amici. Era il mese di settembre del 1944, quando i nazisti cominciarono a capire che stavano perdendo la guerra. I viaggi si fecero più frequenti. Ogni giorno venivano depositati nuovi elenchi di nomi. Ogni mattina correvo col cuore in gola nell'atrio dell'edificio dove veniva appeso l'elenco e un giorno vidi il nome che temevo di trovare. Giorgio Predi. Mi sentii cedere le ginocchia, mi sedetti a terra e cominciai a piangere. Poi si sentì il fischio del coprifuoco.
mi abbracciò forte e se ne andò. 4 settimane dopo la partenza di George, venni a sapere che anche io sarei stata trasferita a Est. Rivedrò George, mi sta aspettando. Andai a cercare Ella. Mi puoi aiutare? Voglio essere carina quando rivedrò mio fratello. Voglio che sappia che mi sono presa cura di me stessa. Per la prima volta da quando George era partito mi sentivo felice. Quella sera preparai la valigia. Non avevo molto da metterci dentro. Qualche vestito ormai consunto, uno dei miei disegni preferiti, un libro di racconti che mi aveva regalato Ella. Quando abbi finito salì sul letto castello e mi addormentai. La mia ultima notte a Theresienstadt. Chiudo gli occhi e provo a immaginare di essere da un'altra parte. Poi, all'improvviso, nel cuore della notte del 23 ottobre 1944, le ruote del treno si fermarono con uno stridore prolungato. Le porte si aprirono e ci fu ordinato di scendere. Schnell! Eravamo arrivate ad Auschwitz.